batteria un tempo fantastico che gli garantisce. Naturalmente diamo il benvenuto anche a Radio NBC che segue degli equipaggi junior con... Ciao Sergio! Che bello, guarda l'uccellino! Al camion dell'arrivo Fabrizio Fruet del CUS Trento, prosegue spedita la prima edizione dell'indoor rowing, e forse abbiamo anche dei risultati. Roberto Candotti con 16 punti e rimane la prova 4 minuti. La batteria, ricordo i tre equipaggi in gara, il Panizza Pirat. Partita la gara, la prima batteria degli equipaggi junior. Ricordo nuovamente due batterie per questi equipaggi e vittoria per l'equipaggio che come sommatoria avrà ottenuto il tempo più basso, equipaggio da battere Dragon Prozzetti della Val di Noni, campione del 2014. E noi andiamo a seguire questa gara interamente di giovani. Acqua 1 per il Panizza Pirat Junior, Acqua 2 per il Calcedonia Junior, Acqua 3 per il Dragon Prozzetti. Facciamo vedere da queste prime pagaiate che il Calcedonia Junior è al momento davanti, ma è ancora presto perché i Dragon Prozzetti sono lì. Più indietro il Panizza Pirat Junior, sono passati davanti i Prozzetti, ma chiaramente sono tutti molto vicini. E gara 2 in questa seconda parte della prima batteria con Calcedonia Junior in acqua 2 e Dragon Prozzetti in acqua 3. Forza negli ultimi 100 metri a caricare gli equipaggi. Calcedonia Junior, acqua 2, Dragon Prozzetti, acqua 3, ultimi 100 metri, ancora appaiate le imbarcazioni, ultime pagaiate, Dragon Prozzetti forse davanti, Dragon Prozzetti ancora, recupera Calcedonia, ma è Dragon Prozzetti che va a vincere questa prima batteria con il Calcedonia al secondo posto. E sosteniamo anche il nostro Panizza Pirat Junior che onora la gara arrivando fino in fondo. Grandissima questa prima. Naturalmente qua in spiaggia a sostenere i Dragon Prozzetti c'è anche nella coltivazione, produzione e distribuzione di prodotti a base di aloe vera. Potrete conoscere, assaggiare i prodotti per l'integrazione Sport per Tutti, e non manca la musica portata in spiaggia da... Grazie.
2015. Partiti gli equipaggi junior. Ricordiamo in acqua 1 il Panizza Pirat Junior, acqua 2 Calcedonia Junior, acqua 3 Dragon Profetti. Vedremo se il Calcedonia Junior saprà realizzare la prestazione che garantirà la vittoria finale. Non è facile perché i Dragon Profetti hanno vinto la prima batteria. Vediamo proprio questi due equipaggi, Calcedonia e Dragon Profetti, appaiati, si avviano verso la metà della gara. Dragon Profetti adesso in recupero sul Calcedonia, più indietro il Panizza Pirat Junior, e battaglia tra questi due equipaggi divisi unicamente da 37 centesimi. Ultimi 100 metri per questi equipaggi. Dragon Profetti attualmente avanti, ultimi 100 metri con il Calcedonia che deve tentare un recupero. Avanti il Dragon Profetti, Calcedonia le ultime pagaiate per tentare il recupero, ma sono i Dragon Profetti che stanno avviandosi a vincere anche questa seconda batteria, seguiti dal Calcedonia e i Dragon Profetti, dopo aver vinto l'edizione 2014, sono di nuovo i campioni del trofeo Lago di Caldonazzo Junior. Un applauso anche al Panizza Pirat Junior che giunge ora sul traguardo. Naturalmente un grazie. Ricordiamo nuovamente acqua 1, la corsia più vicina alla spiaggia, equipaggio del Tenna, atta per il Calcedonia Junior con 4:51.87 vittorie. Da ultimo, primatista mondiale 100 km, vincitore del British Rowing Indoor Championship del 2015. Naturalmente per dissettarci in questa fantastica, meravigliosa giornata. Università Veneziana Femminile, un equipaggio che ha dimostrato questa mattina, equipaggi open. Anche due uomini, veramente, ma loro sono qui per provarci in questa finalina. Vediamo.
presso l'arrivo. Ringraziamo intanto Marco. Vediamo se l'equipaggio di Brescia. Quello delle ore 17 con la finale del trofeo Lago di Caldonazzo 2015, sesta prova del campionato in acqua 6, Brescia in acqua 7, Dragon Broth in acqua 8, Flamingo in acqua 9, Dragoni. Partita, la finalina, grande spettacolo qui al trofeo Lago di Caldonazzo 2015, 10 imbarcazioni in acqua, 200 atleti. Ripetiamo gli equipaggi in gara. Chiediamo alle imbarcazioni presenti alla linea d'arrivo di spostarsi, allontanarsi dal campo di gara cortesemente. Ricordiamo i 10 equipaggi: acqua 1, la corsia più vicina alla spiaggia, il Tenna, acqua 2 il Borgo, acqua 3 il Maizeder, acqua 4 il Pergine Cencen, acqua 5 Unipadova, acqua 6 Brescia, acqua 7 Dragon Broth, acqua 8 il Flamingo, acqua 9 Dragoni de Merenda e acqua 10 Università Veneziane Femminile. Un altro invito alle imbarcazioni presenti sulla linea di arrivo di allontanarsi dal campo di gara. Intanto stiamo arrivando a metà gara, vediamo, cerchiamo di capire quale potrebbe essere l'equipaggio attualmente in testa. Vediamo ben posizionato l'equipaggio in acqua 3 del Maizeder, vediamo anche acqua 5 Unipadova. Acqua 5 Unipadova davanti, sempre Unipadova, attenzione al Flamingo. Unipadova davanti, attenzione ai Dragoni de Merenda, Flamingo, ma è Unipadova che va a vincere, seguito dal Flamingo e a seguire le altre imbarcazioni. Bellissima questa finalina al trofeo Lago di Caldonazzo 2015, molto difficile capire le imbarcazioni che seguivano Unipadova, che ha vinto questa finalina nello spettacolare teatro del Lago di Caldonazzo. Del campionato Trentino Wisp di Dragon Boat, corsia 4 per i Panizza Pira di Caldonazzo, corsia 5 per l'Extreme Veneziane Open, corsia 7 per il Binet Energy che è attualmente in classifica per il Grisù, e a chiudere corsia 10, la corsia più lontana dalla spiaggia. Quindi altri 200 atleti tra pochissimo in gara, grande, 400 pagaiatori qua al Lago di Caldonazzo per tutti a livello amatoriale, agonistico, ed è sinonimo anche di tanto divertimento. Quindi continuate a restare con noi per questa di provare il rowing. Grande entusiasmo per il Pergine Cencen, e fra poco saremo in grado di dare anche i risultati.
la finale. Ricordiamo che abbiamo qua il camion dell'arrivo, il numero 6 e i numeri 10, quindi gli equipaggi di Università 20.0, in caso vi mancasse il numero 10, abbiamo qua la musica di DJ Mark. Trentino Wisp e che imbarca tre atleti che hanno gareggiato ai campionati europei di Auronto Piccadore, andare sugli outrigger, il campionato italiano PCK, chiaramente in gara anche 142 punti, quindi soli due punti dal Lido Drago. Intanto, mentre ricordo che mancano 25 minuti alla partenza, che ha visto 8 atleti maschi e 8 atleti femmine impegnate in 4 prove, per Alessandro Andreolli con 26 punti, secondo classificato tra i maschi Andrea Guerra, distanziato di un... in casa piccola Team Company, che ha fornito il camion dei Cromo già subito per la loro opera in acqua. Ripetiamo le imbarcazioni che vedremo in gara: acqua 1 Pergine Pene Sprint, acqua 2 Pergine Nutria, acqua 3 Lido Drago, due posizioni della classifica provvisoria del campionato trentino di Dragon Boat. Partiti in questa finale del Lago di Caldonazzo 2015, 500 metri da percorrere in rettilineo per 10 equipaggi: acqua 1 Penne Sprint, acqua 2 Pergine Nutria, acqua 3 Lido Drago, acqua 4 Panizza Pirat, acqua 5 Xtreme, acqua 6 Univenezia Open, acqua 7 Fine Energy, acqua 8 la Remenga, acqua 9 il Grisù e acqua 10 la famigerata 2.0. Attenzione naturalmente all'acqua 5 con l'equipaggio dell'Xtreme, chiamato a confermare la grande prestazione realizzata questa mattina con i tempi delle qualificazioni. Attenzione anche all'equipaggio in acqua 6 di Università Veneziane, venuto qui apposta per realizzare una grande prestazione in questa finale. Intanto pronto Beppo per darci i primi rilevamenti, tutte abbastanza vicine. Vediamo Xtreme, Università Veneziane, vediamo anche in acqua 4 il Panizza Pirat, più indietro il Pine Energy, acqua 9 il Grisù, vediamo in acqua 6 Università Veneziane, Xtreme, Panizza Pirat, sono tutte lì e noi tutti qua per assistere agli ultimi 100 metri fantastici di questa finale. Xtreme, chiamato una grande prestazione, Università Veneziane, sono tutti lì
ultimi 100 metri, Università Veneziana davanti, Xtreme che cerca di tenere, Università Veneziana davanti, Xtreme che tenta un grande recupero, Xtreme agli ultimi metri, Xtreme che si avvia, Xtreme ma non ce la fa, va a vincere Università Veneziana, seconda piazza per l'Xtreme in una gara vincente che ha visto l'equipaggio che avevamo citato poco fa di Venezia pronto e carico per realizzare una grande prestazione. Anche l'Xtreme seconda piazza per l'Xtreme con 2.05.48, terza piazza per il Mini Energy con 2.09.04 e decima piazza per la Valdicambia, la classifica provvisoria. Restate con noi perché sarà grande serata. Thank you.